Ciao ragazzi, buenos dias. Guardate che panorama che abbiamo alle spalle. Siamo tornati, indovinate dove? Ormai siamo sempre qua. Tutte le estati, tutta l'estate. Abbiamo appena finito i lavori, gli stessi lavori che ho fatto nel video in cui vi spiego come preparare un po' gli XC. Ve lo lascio qui sopra, secondo me è un video interessante. Ora, siccome siamo in un bellissimo posto, va bene fare i lavori perché, chiaro, bisogna allenarsi, però bisogna anche divertirsi, motivo per cui caffettino qui al rifugio e poi ci prepariamo, ci facciamo un bel giretto come si deve. Vi porto in Val delle Minne che non ci siamo mai andati. Vamos! Ah, siccome è importante reintegrare, però magari scartatela, molto meglio. Con il giro si parte da Trepalle, qui abbiamo anche il collega Giangi, e andiamo su direzione Mottolino. Si parte dall'arrivo della cabinovia, si prende un sentierino che ci porta appunto verso Val delle Minne. Salita un po' tostarella, eh? Guardate che bello qua, l'avevo già fatto vedere, ma super figo questo, come quelli di Top Gun. Maverick l'ho parcheggiato qua per un attimo. Alla fine è una linea del Mottolino anche questa, circa, cioè senza circa, diciamo che è un po' meno costruita, è più naturale. Là abbiamo raggiunto il secondo step, il secondo impianto. Adesso si sale per meno di 100 metri e poi si continua a scendere dall'altra parte, sentiero sempre un po' così, un po' scassato, un po' impegnativo, da stare attenti ai cerchi soprattutto e alle forature. Il Giangi qua davanti l'altro ieri mi ha fatto prendere un bello spavento perché ha fatto una caduta della Madonna, la più brutta caduta che io abbia mai visto, perso casco, capriole e tutto quanto. C'ha un male al collo che non riesce a allacciarsi le scarpe, ma non ha intenzione di mollare, anzi continua a tirarmi il collo come da 22 anni a sta parte. Infatti qualche insulto se lo prende quando c'è la videocamera spenta, però gli si vuole bene lo stesso. L'altro giorno l'ho raccolto col cucchiaino. Ecco, adesso sale un po', adesso sale un po', è tutto un su e giù fino a un bivacco che è veramente una meraviglia. Cosa? State guardando il video e non siete iscritti al canale? Dovete iscrivervi per forza, perché sennò vi viene la salmonella, mi raccomando, Che poi è una meraviglia anche sto sentiero, così in mezzo alla natura, avercene a casa di posti così, con scorci su Livigno centro. Na 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 na. No, 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 sono rimasto da solo. Ciao, grazie. Ciao. Che bello trovare le donzelle nei sentieri che ti fanno passare. Questo sentiero è un XC a 2600 metri di quota. Si fa una fatica bestia a farlo, no? Perché uno dice, beh, vai piano. Sì, ma io vado sempre piano, il problema è che faccio sempre una fatica incredibile. Aspetta un attimo, qua bisogna andare a sinistra, sì. Perché parlando mi distrago. E quindi, sì, cioè io vado piano, ma mi manca sempre fiato. Ah! Qua a sinistra. Allora, adesso lì a destra, non so se lo vedete, ma c'è questo strappo che è abbastanza vigliacco e già di solito sono intrigato a farlo. Vediamo se con lo zaino riesco. Secondo me no, o mi dà più grip il peso, ma ho idea di no. Siamo abbondantemente sopra il 30% qua. Il problema viene dopo la curva. Sì, decisamente. Vediamo se l'Aspen fa miracoli. Oh sì, ragazzi, prima volta che riesco quest'anno. Porca puttana, dovrebbe essere lo scollinament questo qua, spero. E sì che l'avrò fatto
20 volte in vita mia sto giro qua, ma non me lo ricordo mai, non so mai quale strappo è l'ultimo. Vai, vai. Dopo la curva spiana, dicevano, dopo il secondo tornante del Mortirolo. Eccolo, eccolo là in fondo, la mia salvezza. No, questo ragazzi è uno dei bivacchi più belli che ci sia, secondo me. È una baitina in quota. Qua immaginatevi entrare qua dentro, quando fuori c'è la bufera, è freddo, dentro lì col fuochetto. Poesia, poesia. Tecnica anche per entrare. Guardate che bello, c'è un po' di gente adesso, però se andiamo dentro, cucinino, qua ci sono tutte le provviste, insomma, per cucinare un po', c'è un po' di pasta, non lasciare immondizia, chiaramente. Che bello, figata unica sto posto qua, finestrelle, incredibile, incredibile. Salutiamo il bivacco più bello, scusate, la crostatina in bocca, e prendiamo questo sentiero qui che scende in Val delle Minne, e poi quando è finito prendiamo una strada bianca che comincia a risalire fino a un rifugietto, c'è una specie di ristorantino, e da lì si comincia a scendere definitivamente. Ciao. Chissà la gente che mi vede parlare da solo cosa pensa. Diranno questo qua è matto. Guarda. Hola. Ora, discesa finita, è quella lì. Scendiamo fino a qui, questa è la salita che dobbiamo fare, e questo invece è il sentiero che facciamo dopo per scendere. Ah, qua il vigno è una costante, veramente. Spirito. Io ho skippato la salita e siamo già arrivati. Beh, sarà stato un chilometro. Ah, che bello il fiato corto. Qua li vigni ogni volta, siamo beh, a 2200 metri, non è che siamo altissimi adesso, però faccio schifo uguale. Benvenuti in Val delle Mine, nel frattempo faccio un po' di la 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 la, perché c'è il copyright della canzone. C'è un cane, ciao cane, ciao, come dice Human Safari, il perro delle mine. Salutiamo anche il rifugio e ora non resta che scendere. Qui è un po' più scassato.
Ehi! Io mi gioco un secco negli occhiali. Rapido stop per il Giangi. Ne approfitta il Tom che cerca di avvantaggiarsi. Adesso c'è il pezzo un po' cazzuto, mi dicono dalla cabina di regia, eh. Dovrebbe essere qui, esatto. Sì, beh vabbè dai. Diciamo che io non soffro di vertigini, però con 1000 euro nella schiena arrivi qua e comunque ti caghi in braghe, diciamo. Adesso mi rilasso. Allora ragazzi, avete visto questo bel giro che si passa sopra là? Là sopra c'è il bivacco di prima. È molto bello, sta tutto nella vallata di Livigno, non è complicato. Se volete evitare l'ultimo sentiero, insomma, si può fare la strada bianca, si può scendere per la strada bianca, che non è una brutta idea nel caso ci arrivi stanchi o di brutto tempo, perché comunque non è un sentiero banale, non è un sentiero banale. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, siamo qui altri 10 giorni, quindi cercherò, insomma, di raccogliere più esperienze, più giri possibili, perché secondo me questi posti qui sono ricchi di risorse, sia per allenarsi sia per YouTube, che comunque creare dei contenuti interessanti e piacevoli. Scusate se non sto pubblicando con frequenza, con costanza, però sì, il tempo qui non sempre collabora, quindi a volte mi trovo un po' scarico di cose da caricare. Invece ragazzi, ci vediamo presto, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao ciao. Didn't even get to cross.